Colonnello Luigi Arnaldo Cieri lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Arezzo, sarà il nuovo direttore della scuola per marescialli di Firenze. Camucia riprende la visita pastorale dell'arcivescovo Riccardo Fontana, nel Cortonese sto trovando una bella risposta e vicinanza da parte della gente. Sansepolcro cresce la residenza per anziani San Lorenzo, inaugurato un nuovo piano a servizio della comunità. A Montevarchi un nuovo sportello di informazione e orientamento su affido e adozione. In sala con Pancioni e Bebè ad Arezzo arriva Cinemamme. Bentrovati gentili telespettatori, in apertura del nostro telegiornale, come avete già visto nei titoli, il colonnello Luigi Arnaldo Cieri, lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Arezzo, sarà il nuovo direttore della scuola per marescialli di Firenze. Straordinaria e irripetibile sotto il profilo umano e professionale. Con queste parole il colonnello Luigi Arnaldo Cieri ha ricordato i suoi 2 anni alla guida del comando provinciale dei Carabinieri di Arezzo. Tra pochi giorni lascerà l'incarico per trasferirsi a Firenze, dove sarà il primo direttore della nuova scuola per marescialli e brigadieri dell'Arma. Al suo posto arriverà da Roma il colonnello Giuseppe Ligato, dallo Stato Maggiore della Difesa. Uno degli ambiti di intervento più sentiti dalla popolazione è stato quello relativo ai migranti. Facciamo il nostro lavoro, svolgiamo il nostro dovere, a volte comunque ci si trova di fronte a casi che sono anche casi umani dove c'è bisogno di buon senso, di equilibrio per cercare di risolvere queste situazioni e per cercare di non venir meno a quella che è l'accoglienza che è comunque nel DNA dell'Arma verso tutti, verso i cittadini, verso la gente e non di meno verso i cittadini stranieri che arrivano da noi. Il colonnello ha voluto ricordare come i 2 anni trascorsi in terra aretina hanno visto la scomparsa di Guerrina Piscaglia e l'omicidio di Katia Dellomarino ottenere notevole rilievo mediatico, anche se ci sono alcuni fenomeni sui quali non va mai abbassata la guardia. La possibile presenza di soggetti che sono legati ad organizzazioni della criminalità organizzata tradizionale, il fenomeno dell'immigrazione che può ovviamente nascondere negli arrivi situazioni che meritano più attenzione e poi il fenomeno, dicevo, delle infiltrazioni negli appalti pubblici nella provincia, che è un fenomeno di stretta attualità anche per la provincia di Arezzo. Al comune di Arezzo sarebbero in arrivo 17 milioni di euro per la riqualificazione dei giardini del Porcinai, del Parco del Pionta, per una nuova destinazione d'uso di parte del parcheggio Baldaccio, nuove strade e sistemi di videosorveglianza. Il progetto, che comprende 23 interventi per una spesa totale di 32 milioni di euro, riceverà il finanziamento da parte del governo. Lo ha annunciato ieri l'onorevole Marco Donati. Da parte sua, l'amministrazione comunale di Arezzo rileva con favore che il governo avrebbe stanziato 17 milioni di euro per la riqualificazione urbana e per le periferie della città. Ma ancora al comune non sono arrivate conferme ufficiali dello stanziamento. Se così fosse, ad Arezzo andrebbero il massimo di quanto richiesto in termini di finanziamento nell'ambito del bando ministeriale per la riqualificazione delle aree urbane degradate, al quale abbiamo partecipato, ha commentato il vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini. Camucia riprende la visita pastorale dell'arcivescovo Riccardo Fontana. Nel Cortonese sto trovando una bella risposta e vicinanza da parte della gente. È ripreso il cammino della visita pastorale nella diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro del nostro vescovo Riccardo.
Un itinerario che in questo periodo interessa il vicariato foraneo dell'area cortonese Castiglionese 2, la cosiddetta Cortona Bassa, che comprende le realtà di Camucia, Monsigliolo, Chianacce, Farneta, Centoia, Fratta, Montecchio, Creti e Rinfrena. Il vescovo Riccardo ha celebrato la messa nella parrocchia di Cristo Re a Camucia e domani, martedì 18 ottobre, incontrerà il mondo del lavoro del territorio. Direi che è molto bello, il cortonese mi risponde sempre con una grande cordialità, una grande vicinanza, il popolo capisce al volo il progetto della Chiesa diocesana e collabora alla grande, quindi è molto bello, ho una gran voglia di ritornare in mezzo alla gente. Dalla Val di Chiana ci spostiamo alla Val Tiberina, San Sepolcro, cresce la residenza per anziani San Lorenzo, inaugurato un nuovo piano a servizio della comunità. La giornata è importante per il centro San Lorenzo di San Sepolcro, si inaugura un nuovo piano a servizio della comunità. Sì, è un evento importante che conferma tutta l'attività che la cooperativa San Lorenzo e il gruppo di volontariato che in pratica ha dato origine a questa cooperativa sostiene ormai da 30 anni. Nel 1986 è nato il gruppo di volontariato, nel 1995 è stata realizzata la casa di accoglienza diurna sempre qui a San Lorenzo, nel 99 la casa di riposo e ora grazie alla disponibilità dell'orfanotrofio femminile Schianteschi che ci ha consentito, ci ha dato l'autorizzazione a ristrutturare una parte dell'edificio, ecco, siamo a questa inaugurazione. In questi anni questo luogo è diventato anche un punto di riferimento per tutta la comunità, le famiglie qui vengono a trovare i parenti che sono ospitati. Certo, è una casa aperta. Gli ospiti difficilmente possono uscire per ragioni di salute, però la casa è aperta e la città ha avvertito questa esigenza di integrarsi con i propri anziani, le proprie persone in difficoltà e vengono singole persone, vengono le scuole, vengono classi addirittura per condividere momenti con gli anziani, animare un po' la loro situazione, istituzioni anche locali di volontariato, anche che non sono strettamente di matrice anche nostra, cattolica. Ecco, è un'opera proprio della città, è un segno bello anche di come una città sta accanto, attorno ai suoi anziani, alle persone che soffrono. Incidente a Policiano ieri sera, i feriti sono un motociclista di 34 anni di Arezzo e un'intera famiglia originaria della frazione alle porte di Arezzo con due bambini. Sono stati trasportati all'ospedale San Donato. La collisione è avvenuta sulla regionale 71 alle 21:30. Sono in corso degli accertamenti della Polizia Municipale sulle cause. Il motociclista ha riportato un politrauma ed è stato valutato in codice rosso. In codice giallo invece i coniugi e i figli di 10 e 5 anni che erano in auto. Domenica 16 ottobre, nell'ambito del nono dialogo euro-mediterraneo della rotta dei Fenici, svoltasi a Chianciano Terme, l'Assemblea internazionale ha deliberato su strategie e prospettive di sviluppo per il 2016-2018. Dal Libano alla Spagna, dalla Tunisia alla Francia e Italia, tutti i membri e i coordinatori uniti nel promuovere la conoscenza del patrimonio antico e il dialogo culturale tra i paesi del Mediterraneo. Cortona ha ricevuto uno speciale riconoscimento ed è entrato quale membro ufficiale della rotta dei Fenici, rete degli Etruschi. E adesso andiamo in Val d'Arno, a Montevarchi, dove un nuovo sportello è nato di informazione e orientamento su affido e adozione. Un'associazione di famiglie a servizio della famiglia. Questa è in estrema sintesi la mission portata avanti in Val d'Arno, in località La Gruccia a Montevarchi, dal punto famiglia Villa Pettini.
un punto di riferimento per quanti cercano un sostegno nella vita di coppia a tutto tondo, con una serie molto ricca di iniziative, tra le quali per esempio quella dal titolo Un tempo per noi due, rafforzarci nell'amore, che si appresta a prendere il via il prossimo sabato 22 ottobre. Un percorso di approfondimento che avrà come filo conduttore l'esortazione apostolica Amoris Laetitia, la proposta di Papa Francesco per vivere pienamente la gioia e la bellezza dell'amore in famiglia. Accanto a queste iniziative è stato adesso inaugurato lo sportello di informazione, orientamento, affido e adozione, seguito dall'avvocato Antonietta Varricchio, mediatrice familiare ed esperta di affido e adozione. È uno sportello che abbiamo titolato di informazione e di orientamento proprio perché abbiamo il desiderio di informare innanzitutto sui vari aspetti dell'affido e dell'adozione, che sono due istituti più o meno conosciuti, ma i vari aspetti non tanto, insomma ci sono molte persone che non conoscono perfettamente le varie prospettive di questi istituti, ci sono persone che magari già fanno affido e adozione ma non conoscono alla perfezione tutti i diritti, tutti i doveri, tutti magari i contributi, le agevolazioni, insomma ci sono una serie di aspetti che secondo noi vanno messi assolutamente in risalto. Desideriamo, oltre a informare, anche formare le famiglie, perché spesso, soprattutto nell'affido, le famiglie non vengono formate e poi, diciamo così, rese disponibili all'affido. Spesso e volentieri si invertono le cose, probabilmente può essere anche un danno e per il minore e per la famiglia affidataria. È per questo che riteniamo fondamentale anche la formazione. E in ultimo l'orientamento, perché non desideriamo assolutamente indirizzare nessuno da nessuna parte. Vorremmo semplicemente orientare, quindi prospettare le varie possibilità dei vari istituti che in qualche modo avvolgono la genitorialità, con la speranza che possa essere questo sportello una risorsa per la comunità. E a questo punto mi permetto, diciamo, colgo l'occasione di chiedere alla comunità di essere in qualche modo una risorsa anche per questo sportello e naturalmente per il consultorio. La comunità è la base di tutta la società, la comunità è parte attiva ed è quello che noi chiediamo, cioè che voi comunità siate protagonisti attivi di un cambiamento che secondo noi si rende sempre più necessario. Quindi qualunque idea, qualunque bisogno, qualunque esigenza ci sia, secondo me se la si palesa è il miglior modo per seminare e poi poter creare. Rubò oltre 3,5 kg di oro nella ditta in cui lavora e per 22 volte vendette i pezzi al Comproro, ma fu scoperto in flagranza dai titolari. La vicenda, relativa a un'azienda di Ponte alla Piera nel comune di Anghiari, si è conclusa con la sentenza di condanna di un 30enne tiberino. 1 anno e 6 mesi di reclusione, ha stabilito il giudice di Arezzo, che vanno ad aggiungersi agli 8 mesi patteggiati quando anni fa venne colto sul fatto. L'ex operaio che nascondeva l'oro nelle mutande deve anche risarcire la ditta per la quale era stato assunto da poco con il pagamento di 20.000 euro di provvisionale. È stato calcolato che ne intascò oltre 38.000 con la cessione del metallo al Comproro, finito a sua volta nei guai con la giustizia per ricettazione. In sala con Pancioni e Bebè, ad Arezzo arriva Cinemamme. Luci soffuse, volume basso per non disturbare i più piccoli, fasciatoio, spazio allattamento e angolo tisane. Sono questi gli ingredienti di Cinemamme, la nuova iniziativa ospitata dall'Eden di Arezzo e promossa dall'ostetrica Valentina Baglioni, da Arezzo per Bimbi e Mamma in the City, insieme ad Officine della Cultura. Film in prima visione in uno spazio a misura di famiglia. È aperto a tutti, quindi possono venire mamme, papà, naturalmente nonni, zii, amiche, eccetera, eccetera. E ha lo scopo di creare una rete sociale intorno alla mamma in gravidanza e subito nel dopoparto, perché è un po' il bisogno che emerge ad oggi, appunto in questi momenti della vita. Noi offriamo anche un servizio di laboratorio creativo, di modo che se i genitori vogliono entrare in sala, hanno due bimbi, uno piccolo e uno un pochino più grande, possono, se hanno voglia, lasciare il bimbo più grande 2 ore a divertirsi nel laboratorio creativo. L'entrata costa 5 euro, i bambini dai 5 anni in giù non
pagano, invece il laboratorio creativo costa 8 euro le 2 ore per un singolo bimbo, se invece la mamma decide di lasciare due bimbi, perché semmai ne ha due, il costo è di 12 euro per 2 ore per entrambi i bimbi. Si inizia domenica 23 ottobre alle 10 con la proiezione di Piuma, il nuovo film di Rowan Johnson. I successivi appuntamenti sono in calendario per il 13 novembre, il 18 dicembre e il 15 gennaio. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare la pagina Facebook Cinemamme o il sito www.cinemammearezzo.wordpress.com. Si è chiusa ieri, domenica 16 ottobre, la 12ª edizione del Mercato Internazionale di Arezzo, organizzata da Confcommercio e Federazione Italiana Venditori su Area Pubblica di Confcommercio. Sono state 270.000 le presenze in 3 giorni. Solo domenica si sono raggiunte le 100.000 presenze, ma la punta massima di affluenza si è toccata sabato con 120.000 presenze e gli stand al lavoro fino a notte fonda. La musica come terapia per bambini con difficoltà. Al Teatro Pietro Aretino in scena il progetto Kairos. Aiutare la persona nello sviluppo delle proprie potenzialità soggettive attraverso un percorso creativo. È questo l'obiettivo che si prefigge la musicoterapia, rivolta nello specifico a persone con difficoltà della sfera affettiva, disturbi dell'apprendimento e disabilità intellettive o motorie. Proprio questa disciplina, basata sull'invenzione musicale, è stata al centro dell'evento The Music in Music Therapy, promosso dall'Associazione Kairos con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Arezzo. L'iniziativa si è svolta nei locali del Teatro Pietro Aretino e ha visto la partecipazione dell'Associazione Professionale Toscana di Musicoterapia Dinamica SCIR. È un progetto in stretta collaborazione con la USL Toscana Sud-Est e verte a valutare l'intervento musicoterapico con bambini nell'area di neuroriabilitazione pediatrica dell'ospedale, cioè nell'area di neuropsicopatologia e neurofisiopatologia dell'ospedale. Parallelamente è nata questa associazione che domenica scorsa ha dato il là ad un primo evento che verte a sostenere proprio questo progetto, in quanto tutti i costi e tutto quello che c'è in questo progetto è a carico dei professionisti della musicoterapia coinvolti. All'interno della serata anche lo spettacolo De André e la filosofia, curato da Simone Zacchini. Gli elementi di connessione sono evidenti, il rapporto tra musica e atteggiamenti dell'uomo, dell'anima, del carattere sono lunghi e fanno parte di una storia del pensiero che parte dai pitagorici, dai greci, quindi tutta la tradizione occidentale fino alle canzoni di De André ha sempre parlato per l'anima, ha sempre parlato a favore di una trasformazione anche dell'uomo e di una riflessione profonda su certi temi. Edizione record per l'Intrepida di Anghiari, la cicloturistica su biciclette d'epoca a cui hanno preso parte 725 appassionati. L'Intrepida è stata da record non soltanto sotto il profilo delle presenze, ma anche per la qualità della manifestazione e per le emozioni vissute nell'arco della giornata e nel corso di tutto il weekend. Tra i 725 intrepidi anche alcuni campioni del passato come Francesco Moser, Italo Ziglioli, Roberto Poggiali, Renato Laghi e Fred Morini. Presenti alla cicloturistica d'epoca, pur senza pedalare, anche Franco Bitossi e Marcello Mugnaini. E per la pagina sportiva partiamo con la Lega Pro, con il focus relativo al match tra Arezzo e Racing Roma. 3 punti importanti per la formazione di mister Sottili che grazie ad un rigore trasformato da Moscardelli ha così potuto lasciarsi alle spalle la sconfitta di Cremona. Sentiamo proprio le dichiarazioni del bomber amaranto Moscardelli. Per fortuna è arrivata la vittoria, poteva complicare le cose visto la partita scorsa, però noi sappiamo che potevamo fare bene, sicuramente la parte più difficile poteva essere sbloccare la partita perché loro erano molto chiusi, potevamo migliorare nel secondo tempo di cercare di chiudere la partita, però
abbiamo fatto una vittoria d'orgoglio. Ma sono state più le cose positive, no, dall'inizio del stagione nostro, quindi sicuramente è stata una bella botta quella di domenica scorsa, però era appunto importante ritornare subito alla vittoria. La partita era complicata perché avevamo tutto contro, no? Abbiamo vinto, abbiamo fatto il nostro, però riusciva, magari poteva andare male, e non era giusto per quello che stiamo facendo, per come lavoriamo in settimana, per come entrano anche quelli che non partono dall'inizio, quindi il gruppo è compatto, sa che può fare bene, quindi è una vittoria che ci rimette lì e ci dà un po' di fiducia in più. E veniamo adesso al volley. Si apre con una vittoria il campionato di Serie C della GRM Infissi Club Arezzo, che ha battuto con un netto 3-0 la BMB Scarperia. Parziali di 25-22, 25-15 e 25-18. La partita, che si è disputata nel palazzetto del Maccagnolo di Arezzo, ha registrato anche una buona presenza di pubblico, segno del ritrovato interesse in città per la pallavolo. Sentiamo le parole del presidente Daniele Mattioli al termine del match. Bella, bella, la vittoria oggi è stata doppia, perché oltre alla vittoria in campo abbiamo vinto anche sugli spalti. Abbiamo riempito il Maccagnolo, che insomma un po' che non si vedeva. Abbiamo fatto arrivare qua tutti questi ragazzi nuovi che abbiamo nella società Club Arezzo. Il tifo è stato entusiasmante, la partita è stata meno semplice di quello che può essere apparso da fuori, perché comunque noi siamo una squadra con dei fisici e un'età che ci mettiamo un po' a iniziare, diciamo, a carburare, mentre giocavamo contro dei giocatori molto giovani che sono subito in forma per la Arezzo. Quindi questo 3-0 ha un grande valore, adesso ci aspettano partite, diciamo, di altissimo livello contro Figline chiusi. Quindi dai, siamo partiti bene e speriamo di continuare. La ginnastica Petrarca bagna il suo ritorno in Serie A1 con un buon settimo posto. La prima prova del campionato nazionale di ginnastica ritmica 2016 è stata ospitata dal Palazzetto dello Sport di Sansepolcro, che, gremito di tifosi e appassionati, ha visto alternarsi in pedana molte delle atlete italiane e straniere che appena 2 mesi fa si sono esibite alle Olimpiadi e che, tesserate per le 10 squadre della massima serie, hanno contribuito a dar vita ad una gara di altissimo livello. La ginnastica Petrarca si è presentata all'appuntamento con un gruppo giovane che, dopo aver vinto l'emozione di debuttare in un palcoscenico tanto importante, ha testimoniato il proprio valore ed è stato protagonista di una prova positiva. Con questa notizia è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci.